Quando vedo la gente che viaggia, quando postano le cose su Instagram, eccetera, magari siete voi che fate anche così, è sempre tutto bellissimo, è sempre tutto fantastico, no? Però non è una cosa vera. Una cosa che mi stavo chiedendo in queste ore dove non ho dormito niente. Sono le 6 di mattina. Insonnia totale, e l'unica cosa che mi stavo chiedendo è: ma perché mi devo sforzare per raccontare qualcosa con felicità, quando in realtà tutto quello che sento in questo momento è scombussolo e tristezza per quello che vedo? E quindi mi sembrava giusto far partire questo video con me che non ho dormito niente. Andiamoci a fare un caffè. Senza nemmeno farlo apposta, ho acchiappato l'unico giorno grigio degli ultimi 3 mesi. Vabbè. Adesso però devo vedere se tipo. Guarda. Te lo giuro, mi sono fatto sotto. Pensavo fosse la tipa di The Ring. Te lo giuro. Guarda. Dai, non farlo perché. Allora, mi preoccupavo perché se stava dormendo bisognava aprire tutto e appunto bisognava svegliarlo. Però alle 6 del mattino si sta facendo la sua zuppetta con i noodles. Direi che va bene. Abbiate pietà di me, non giudicatemi male. Però sapete qual è il tocco di classe? Il fatto che così è bollente. A bocchi. Lì a furia di fare video, ho fatto male. Che giornata. Ora, io mi rendo conto che uno dei motivi per il quale si può vedere YouTube può essere uno dei tanti, quello di staccare un attimo la testa. Magari uno già c'ha una giornata di merda di suo, non va su YouTube per vedere cose un po' pesanti. Quando vedo la gente che viaggia, soprattutto quando postano le cose su Instagram, eccetera, magari siete voi che fate anche così. È sempre tutto bellissimo, è sempre tutto fantastico, no? Però non è una cosa vera. La cosa che ci tengo a specificare è che qui non è tanto una questione di sensazioni che uno prova e basta. Proprio l'ambiente circostante trasmette questa sensazione qui. Non per niente, dalla Cambogia me ne sono letteralmente scappato per venire qui, nel bel mezzo del Vietnam. Comunque la cosa più scioccante di questo video è vedermi prima con la barba e poi senza barba. Sono letteralmente scappato dalla Cambogia perché dovevo rimanere qualche giorno in più. Però alla reception dell'hotel, quando sono andato per chiedere di rimanere qualche giorno in più, mi ha chiesto: ah, vuoi partire? Ci sono gli autobus per il Vietnam. Quello l'ho preso come una sorta di segnale. Ho detto: via, via, fuori dai coglioni. E sono partito. Ho fatto un bel viaggio di 9 ore futuristico in questi autobus vietnamiti dove ti stendi per arrivare qui a Ho Chi Minh. E la cosa incredibile è che appena sono arrivato è cambiato letteralmente tutto. Letteralmente travolto dall'energia di questa città. Sono andato quasi in sovraeccitazione rispetto invece alla Cambogia. Quello a cui voglio arrivare a dire è che noi possiamo stare bene potenzialmente in qualsiasi posto, però inevitabilmente i posti in qualche modo ci trasmettono delle emozioni, delle energie. E mi dispiace dirlo, però in Cambogia tutte le emozioni che ho provato in realtà erano amalgamate da un'unica parola che è pesante. Per descriverlo a me viene da dire che è un paese triste, nel senso che per tutto quello che hanno passato storicamente, non lo so, è come se proprio si respirasse nell'aria che non c'è una serenità di base. Cosa completamente diversa dal Vietnam, trasmette vibrazioni completamente diverse. Però allo stesso tempo mi viene da dire che la cosa bella della Cambogia è vedere le nuove generazioni che in qualche modo, nonostante abbiano poco, però fanno immensamente la differenza. E questa cosa l'ho detta già in altri video ed è l'unica cosa positiva che mi viene di dire della Cambogia. Però è una cosa positiva molto potente perché lì mi sono reso conto che nella tristezza, nella desolazione, tutto il devasto che uno può trovare, poi ci sono piccole attività di persone, però fatte estremamente bene nonostante il poco che abbiano. Veramente l'ho viste come delle oasi nel deserto. Sensei. Sono venuto qui a mangiare da questa signora in mezzo alla strada. È un locale all'aperto. Ok. So. Che piattino che mi ha portato?
Comunque, tornando al discorso di prima, quello che volevo arrivare a dire è che, se vi devo fare un esempio pratico, in Cambogia c'era sto baracchino che faceva il barbecue, che aveva pochissimo, ma era talmente fatto bene, ma talmente fatto bene che non aveva nessun paragone con tutto il resto che vedevate. E quindi veramente, se adesso devo dire qualcosa che mi sono portato dalla Cambogia, nonostante la desolazione, la depressione e tutto, è veramente questo fatto che non importa quello che hai, ma come fai le cose. Puoi avere poco, però puoi fare comunque la differenza. E diffidiamo da tutta quella gente che è sempre felice quando viaggia. Pare che è l'unica emozione che c'ha. Detto ciò, buon appetito.